È da prima che guardo questo pacchetton gigante e sono veramente tanto curioso. Oh! Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi apriremo 500 euro di resi Amazon. E se vi state chiedendo il perché, se vi state chiedendo il perché, da dove venite? Siete stranieri? Siete forestieri? Non siete mai stati in questo canale? Beati voi! Se vi state facendo questa domanda oggi, preparatevi ad essere allucinati. Benvenuti nel mio canale! Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi! Allora, oggi voglio aprire 500 euro di resi Amazon e onestamente non so cosa aspettarmi. Se non lo sapete, negli Stati Uniti c'è questa roba assurda di comprare i resi Amazon per farci poi dei dobloni. Compri i resi che fanno le persone a scatola chiusa, cioè non sai quanta roba c'è effettivamente. E io ho fatto la stessa roba, ma spoiler, è più complicato del presto. Praticamente in Italia i resi Amazon ho scoperto che vanno a finire di nuovo da Amazon, che li rimette nel loro marketplace o roba del genere, dove vendono gli stessi prodotti però scontati. Ma io non volevo comprare quello, perché ti dicono cos'è, io voglio il mistero, io voglio quell'ebbrezza di sapere se ho buttato nel cesso questi doblons. E quindi ho trovato un tizio su subito.it che lui vendeva uno stock di resi Amazon che, spoiler, secondo me sono pacchi rubati. Io dall'inizio che continuo a dirlo, perché raga, abbiate pazienza, ma come, da dove arrivano questi pacchi? Guarda, non mi ha voluto dire niente. Ci sarà 500 euro di roba qua dentro? Assolutamente no! No, 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 no! Ma raga, non c'è! Perché l'idea è quella che io aprirò sta roba e poi li rivenderò per farci i doblons. Dove ci sono i doblons? Ci sono io. E dove c'è l'essere ridicoli? Io sono in prima fila! A proposito di essere ridicoli, avete dato un'occhiata al mio shop? Ho creato una nuova collezione di felpe Bacciones e ci sono anche un sacco di prodotti e tutto quanto dedicato al college. E c'è la versione cheerleader, c'è la versione quarterback, c'è anche le borse tipo da mare per mettere le scarpe. Sono pazzesche. Se guardate la felpa, è stupenda, c'è l'iconico numero 16. E le novità non finiscono qua, perché c'è un collegamento da lontano per voi. A te la linea. Sì, Gianmarco in cucina, sono Gianmarco del salotto e ti sento perfettamente grazie a Private Internet Access VPN. Non so se lo sapete, ma navigare in internet senza una connessione privata è come mandare letteralmente un messaggio privato a una chat di gruppo. Sì, Nunzia, abbiamo scoperto tutti quanti che hai parlato male della Sandra e adesso te ne prendi le conseguenze. Ma se avessi avuto un VPN e soprattutto Private Internet Access VPN, non sarebbe successo. Ma è troppo tardi. Da anni utilizzo VPN perché questo mi fa sentire estremamente sicuro. Ogni volta che utilizziamo i nostri computer, dispositivi che si connettono a internet, questi continuano a inviare messaggi che possono essere recepiti anche da malintenzionati, hacker o persone che vogliono utilizzare i nostri dati per scopi che non vogliamo nemmeno sapere. La cosa figa è che esistono VPN come Private Internet Access VPN che permettono di nascondere i nostri indirizzi IP e farci navigare in sicurezza attraverso un vero e proprio tunnel criptato. Ma non solo, ci protegge anche quando navighiamo attraverso delle reti wifi pubbliche come quelle degli aeroporti, dei bar. E come se non bastasse, con Private Internet Access VPN si può di nuovo utilizzare OpenAI ChatGPT, che al momento purtroppo non è utilizzabile in Italia. Qualcosa mi dice, e non sono le voci nella mia testa, che con il mio codice sconto Junivbox e anche nel commento bloccato nella zona commenti potrete avere l'83% di sconto e quindi pagare $2.03 al mese più 4 mesi gratis di utilizzo. Date un'occhiata a Junivbox per il link, altre informazioni, fatemi sapere come vi trovate con Private Internet Access VPN. E a te la linea ora, Gianmarco in cucina. Grazie Gianmarco, passa una bella giornata, perché me ne passeremo una terrificante. Partiamo immediatamente con l'apertura di questi pacchetton. Cercherò di fare qua un conteggio in alto con l'ipotetico prezzo che ho guadagnato. Qua onestamente io sento odore di libro. Schifo libri. Horror. A meno che non sono i miei, date un'occhiata. Madonna, tutta la smarchettata sto video. Ma raga, io spero che siano dei manuali. Cos'è? Ma due serial griller Secret Recipe Journal. Ah, non è neanche un libro, raga, un diario. No, sto male. Educare senza urlare. Ma non lo sai a me? Io che sto urlando come un matto da quando è iniziato il video. Prima le gambe e poi la bocca.
Ho visto altre robe che cominciavano così e non erano per i bambini. Includevano le urla però. Per ora valore 3 euro per quel che mi riguarda, non vale niente sta roba qui. Apriamo un altro pacchetto, raga. Tanta paura che finirà veramente male. Basta, per me il video si chiude qua. Abbiamo una bellissima bustina di silicone. Ma c'è anche lo strap. E è una bustinetta Pop It. Secondo me lo metto su Vinted. 3 euro li prendo. E infine abbiamo del Pongo. Che posso dirvi, il Pongo mi sa che costicchia. E mi piace perché è palesemente un pacchetto di qualcuno che aveva ordinato qualcosa di giochi per un bambino. Peccato, è finito male per quel bambino. Qua abbiamo un altro pacchettino piccolino. Vorrei aprire. Manifesto che dentro c'è un iPhone 14 bla 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 in tonso da rivendere. Jewelry! Gioiella! Ma cos'è sta roba? Sembra uno di quegli anelletti osceni che tipo vendono le bancarelle. Bellissimo! Poi di una taglia che non mi andrà mai. Questo veramente 3 euro. Guarda, se lo impacchetto bene riusciamo a farne 5. Ma non di più! Questa qua secondo me vale niente, neanche questa. Non so cosa sia. Olla ios! Raga... è un Rolex tarocco. Ma con il corredo di bracciale. Prezioso. Oh, raga, se siete quelle persone che avevano comprato sta roba e non l'avete mai ricevuta, arrangiatevi perché ormai l'ho comprata io. Per tutto quanto il corredo, secondo me 30 euro, 40 euro. Io spero che negli altri pacchi ci sia qualcosa di veramente di valore, perché non raggiungeremo mai 500 euro. Mai! No, manifestiamo positivo. Raggiungerò i 1000 euro. È da prima che guardo questo pacchetton gigante e sono veramente tanto curioso. Oh! Abbiamo un kit di esperimenti scientifici. Il che mi riporta a quel periodo in cui compravo tutti questi kit per fare dei video su YouTube. Mi era arrivata una proposta per collaborare con Clementoni. Poi hanno visto i miei video e mi hanno detto assolutamente no. Poi abbiamo un aspirapolvere. Secondo me qua abbiamo il valore di 50 euro. A quanto siamo arrivati? Andiamo qua con delle bustarelle. Qua secondo me non c'è niente di interessante, vi dico la verità. Roba da 4 soldoni. Infatti, abbiamo un altro gioiello da 4 soldi dello stesso brand. Questi qua sono gli orecchini. Non so neanche definirli. Sono tipo delle mezze farfalle cipissime o brodosissime. No, io devo vendere la roba qui. Stupende! Valore inestimabile. Olè! Oh, abbiamo altra mercanzia utilissima. Cos'è sta roba? Non so neanche cosa sia, giuro. Ma ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5! 100 piezas fundas de cable di alluminio new. Cos'è secondo voi questa mercanzia? Vi giuro, se qualcuno lo sa, se qualcuno aveva bisogno di questi robi qui, mi dispiace. Magari hanno un valore anche interessante. Oddio, secondo me no. Qua abbiamo dell'altra mercanzia interessante. No, raga, va male. Io ve lo dico, io ve lo dico che questa va male. Non può valere più di 10 euro. 10 euro a farla grande, eh. 10 euro a farla grande. Abbiamo la dadulata. Madonna, madonna. Qua abbiamo, per me, dell'abbigliamento. Oh no. No. Io non ce la faccio. No. È un set spugna asciugamano per gli ospiti dei Me Contro Te. Bello. Cos'è? Muffins si chiama. Mi piace che letteralmente i pacchi si capisce a cosa potevano servire. Questo qua sarà un altro gioco per bambini, 1000x1000. È una tazza, raga. È una tazza, ti prego, spero che ci sia scritto tutto quanto uno scherzo e dentro ci siano il resto dei miei soldi. La distanza significa così poco quando qualcuno significa così tanto. Mamma mia, me la spaccherai in testa, ti giuro, proprio farei così, pam, e poi così. C'è un gatto appeso con scritto sempre insieme nel palloncino a forma di cuore. Guarda, ti giuro, se qualcuno la vuole, andate a farvi ricoverare, perché c'è qualcosa che non va in voi, mi tocca dirlo veramente. Come?
cui andremo avanti verso la fine di questo video, abbiamo dei grilli in scatola. Animali completi per sfamare... per sfamare i rettili... Guarda, voglio anche... No, no, no! No, 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 non ce la faccio. Chiudiamo questo video. La cover delle vecchie. Non la cover delle vecchie. Quella obbrobiosissima cover. Ma poi perché il cellulare è? Scusate, raga. Questa qua, credetemi, te la vendono solamente se hai più di 60 anni. In questo libro riusciamo a capire il cliente che aveva comprato sta roba. Allora, ve la faccio vedere, basta. Non lo guardo neanche. È una guida turistica delle Dolomiti. E qua già si giustifica, vedete. Guida turistica delle Dolomiti, vai a fare la scampagnata, minimo c'hai 70 anni. 24 euro sta roba! Perché non usare Google che è gratis? Hai tutte le informazioni che vuoi avere. È pieno di travel influencer che vi insegnano tutto. Tutte le meraviglie del patrimonio dell'UNESCO! Pazzesco, pazzesco. No, un altro gioiello schifoso. Non un altro gioiello. Beh, guarda. Io non so neanche come arrivo alla fine di questo video, con che coraggio. Raga, ve la devo far vedere questa. Questa pensa che me la terrò io per ricordarmi di quanto sono un deficiente. Raga, c'è scritto sti cazzi. C'è scritto sti cazzi. Io sto in silenzio perché non... No. Comunque secondo me questo qua riesco a venderlo bene. E poi qua abbiamo un Amazon Basics. Vabbè. Quando sono Amazon Basics sono proprio prodotti tipo estremamente economici, che tanto vale veramente. Tre spatole. Tre marise. Ma posso dirvi che sono anche belle? Allora, in questo pacchetto qua spero che ci siano 80.000 euro. Cosa sono queste? Non lo so. Giuro non lo so. E arriviamo all'ultimo pacchetto, che se non contiene un assegno siamo arrivati veramente a 10 euro. Raga, sento una maglietta. Mi finisce qua perché abbiamo un pop socket con scritto buongiornissimo. Questo qua era un ordine di qualcuno che probabilmente aveva fatto uso di stupefacenti prima di fare l'ordine. Letteralmente mi arriva sotto le ginocchia e non so voi, ma se lo abbiniamo con... Eccole qua! Voi non avete idea di queste Mutant Air cosa hanno. Ho notato che hanno letteralmente un pertugio nel retro qua, che non ho ben capito cosa serva. Palesemente non abbiamo raggiunto il minimo del budget, palesemente sono stato truffato. Non ho più parole, però ho una maglietta oversize 5XL. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Io non vedo l'ora di sapere la vostra opinione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale perché esce un nuovo video di martedì 15, il sabato 10:30 e il sabato giovedì. Ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao!